Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo con il candidato a sindaco per la città di Mazara del Vallo di 5 Stelle ed è il dottore Leo Falco. Leo Falco si è lamentato ultimamente perché una trasmissione, voglio dire, televisiva del territorio, non siamo noi naturalmente, avrebbe insinuato che lui aveva un contratto di Gogo con lo stesso movimento a Palermo e non so per quale ragione questo qui poteva rappresentare non so quale cosa. E naturalmente lui ha detto che questo non era vero e che insomma non è corretto giornalisticamente fare un copia e incolla, perché loro si sono giustificati dicendo che l'avevano appreso da altro giornale, quindi da altra informazione. Effettivamente le informazioni vanno verificate, è un nostro dovere etico importantissimo, anche perché rischiamo di ledere la persona a cui mettiamo questa etichetta. Allora, dottore, buonasera. Cosa succede? Insomma, lei è stato infastidito da questa cosa? Guardi, non è che io sia stato infastidito più di tanto. Io oggi ho portato il redazionale a un altro po' di documenti, perché vede, di contro al redazionale, io sono nuovo alla politica e alla comunicazione, e quindi probabilmente faccio qualche errore di eccesso a prendermela troppo su alcune situazioni, però veda, l'ho fatto perché magari, ripeto, da nuovo faccio qualche errore. Però in questo redazionale, quando si parla di me, ci sono queste due righe, gliele faccio vedere, vedete, due righe, le ho sottolineate, due righe. Le può leggere? In queste due c'è scritto Leo Falco, dottore commercialista, aderito al Movimento 5 Stelle ed è stato individuato quale candidato a sindaco tramite lei sindacare. Stop. Diciamo stop, perché lei capisce che già come... io non leggo gli altri che sono molto più corposi e parlano di tutta la loro vita politica, quindi a me non avrebbe potuto dire nient'altro, dico, di politica. Professionalmente qualche altra cosa avrebbe potuto dire, ma voglio evitare le facili polemiche. Dopodiché dice che attualmente ricopro componente dello staff regionale del Movimento 5 Stelle con un contratto di Coco Pro da 1.400 euro al mese. Già ci abbiamo guadagnato, perché non sono più le 3.500 di cui si parla abitualmente, sono solo 1.400, non che siano poche, per carità, la gente va a lavorare per molto di meno. Purtroppo. Ma chiarisce involontariamente che dentro 5 Stelle non ci sono queste cose, è assolutamente priva di ogni fondamento, perché io da altro, come cariche, come dire, come lavoro che faccio, sia l'insegnante che il dottore commercialista, avrei dovuto chiedere chissà quante autorizzazioni a svolgere queste funzioni. Non le conveniva.
Le aggiungo che in tutta la mia vita, ed è il motivo che più di ogni altro mi fa un po', mi ha fatto arrabbiare veramente, è il fatto che io in tutta la mia vita, pur avendo avuto la possibilità di raccogliere incarichi pubblici, ho evitato gli incarichi pubblici. Io sfido chiunque a dire quale incarico pubblico io ho ricoperto professionalmente, proprio perché pur avendo un curriculum trentennale di lavoro, non voglio lavorare se il prezzo è la mia esposizione politica. La libertà, no, perché c'è da fare un distinguo. Quindi, non è che per questo nessuno può più avere un incarico, il problema sta se l'incarico è meritocratico. Perfetto. O se l'incarico nasce dal fatto che una persona si è venduta in qualche modo. Se giornalista è giornalista, no, commercialista non so quale altra cosa, si è venduto a qualcuno, ma se è un incarico meritocratico, a meno che un incarico fiduciario, quando si tratta di cose che sono al di fuori delle istituzioni, va benissimo, ma se sono all'interno delle istituzioni dovrebbe essere solo esclusivamente meritocratico. Sono pienamente d'accordo con Catoia, ma siccome nella storia della mia vita c'è proprio l'aver voluto evitare questa mia condizione. Benissimo. E non so, mi deve perdonare, non so, siccome questo è involontariamente proprio l'aspetto fondante del Movimento 5 Stelle, come vede le due cose coincidono, siamo perfettamente aderenti, e andare a dire queste cose significa non tanto e ancor più colpire me, quanto colpire proprio l'idea del Movimento 5 Stelle. Ecco perché gli attivisti sono stati molto toccati da questa cosa e da che il nostro intervento. Quindi abbiamo concluso. Lei non c'entra nulla con questa cosa, anzi si sente mortificato, e in qualche modo anche demolito nella sua immagine, perché ritiene di dire come abbiate potuto pensare una cosa del genere quando io non solo non l'ho mai fatto nella mia carriera lavorativa e non ho 15 anni. No, 30 anni che faccio il commercialista. Appunto. E poi voglio dire, non potrei farlo perché il movimento stesso non mi consentirebbe un comportamento simile, non mi avrebbe di certo fatto candidare. Va bene, allora abbiamo chiarito questo, perché è giusto anche fare dei chiarimenti. Permettetemi di dire che ci sono dei commenti a questo nostro attivo su un giornale, su un giornale online, ci sono dei commenti, non che io le voglia prendere dei commenti a favore o contro, sono dei commenti, sono contro, ed è proprio il motivo. Allora, che però lei sa che i commenti sono positivi e ma sono fatti che no contano. ma veda, mi servono per evidenziare il perché noi abbiamo avuto ragione ad arrabbiarci, perché poi giustamente gli altri fanno queste cose. Strumentalizzano. Fanno queste considerazioni. Gliele dico non perché siano importanti, tant'è che non cito le persone, ma i concetti che sono stati espressi. Uno dice semplicemente che siamo esagerati in questa nostra reazione. Un altro dice che avremmo potuto farla breve e parlare dei programmi. Ed è importante questa. Scusi, perché l'etica è fondamentale, fa parte del programma. Vede, perfettamente, siamo perfettamente. Un altro comincia a parlare di stelle perché dice che dalle Alpi alle isole minori il Movimento 5 Stelle va per l'area. Vabbè, però un pochettino è vero, perché tutta questa nuova. Mi deve perdonare. No, mi consenta la domanda. Questo problema che si è verificato ultimamente e che vogliono epurare alcuni a livello di senatori, insomma, della Repubblica, perché pare che abbiano espresso dei pareri personali e che quindi Beppe Grillo, che per lui Casaleggio eccetera, non abbiano condiviso, e effettivamente all'opinione pubblica, intendo dire, rimane o rimanda un'immagine di un movimento politico che ha un capo, un po' come quando si diceva di Berlusconi, ha un capo e tutti gli altri devono sottostare a capo. Poi c'è anche chi dice, ma se tu hai aderito a un movimento che ha determinate idee, che ha impostato una determinata persona o alcuni soggetti, è chiaro che se lei è sposato vuol dire che ti vanno bene, non puoi sposarle e poi tirarti indietro. Quindi ci sono opinioni differenti tra l'uno e l'altro. Resta il fatto che un po' uno scossone c'è stato, quantomeno nella dialettica. Lei che ne pensa? Ma io personalmente le devo dire che non vedo assolutamente questi elementi di cui lei sta facendo cenno, e le dico perché. Per un motivo molto semplice, che sarebbe stato connesso all'altro foglio che ho pronto e che avremo occasione di ribadire.
e che sta nel movimento, nell'idea del Movimento 5 Stelle. Io oggi ho votato Web, ho votato per la soglia di sbarramento nella legge elettorale che stiamo preparando, 3-5%, non lo so che vincerà. Anche l'altra volta fece la stessa cosa, le disse prima quale cosa avevo votato, poi in effetti vinse a fare un'altra cosa, ma anche questa volta per me sarà la stessa. Ma chi controlla questi voti? Cioè dove si vede che c'è l'autenticità e che non vengono manovrati? Questa è una domanda da ignorante della vede, non è di con tante volte bisogna avere un minimo di convinzione delle cose, convinzione con le cose. Certamente, ripeto, le ho fatto vedere gli articoli, come è facile dire queste cose. Io avevo portato l'argomento per l'altro, ma non voglio sfuggire la domanda, chi verifica queste cose? Io le posso soltanto dire questo, che questo programma è un programma proprio meccanico. Io voto e mi dicono: sei sicuro di aver votato che stai votando quello che ho votato? Io devo dire sì, dare doppiamente l'ok. Poi mi arriva l'email di risposta: ti ringraziamo per il voto che hai dato ed era stato questo. Dico, arriva in automatico il meccanismo, la risposta arriva in automatico, dopodiché loro in automatico lo elaborano. Ce ne vuole fantasia, quantomeno possiamo anche sbagliare, ma questo è il rapporto. Lei che altro vuole dire in merito a questa vicenda prima di passare alle domande? No, volevo dire questo, che era il motivo per cui noi veramente la grande arrabbiatura, ed era il fatto che di recente, credo i primi di febbraio, un'altra televisione locale fece un servizio dicendo chi si sente di poter venire a firmare un contratto con i cittadini. Quel contratto prevedeva. Vabbè, ma chi l'ha stabilito che quello era il contratto dei cittadini? Nessuno, una televisione, ho già ridetto. Ma la televisione locale come si poteva assumere questo impegno se poi i cittadini avrebbe dovuto chiedere prima ai cittadini, avrebbe dovuto fare un referendum, chiedere ai cittadini quali sono le cose che preferivano. Io le posso dire che cosa prevedeva quel contratto, quella forma di contratto, le posso dire che cosa ho detto che dovevano aggiungere. Ho detto cosa ho risposto, perché ho mandato una lettera di risposta, e questo mi permetterà di ribadire perché non ha senso in assoluto, al di là del particolare della notizia che è falsa, che non esiste, che è inutile pure perderci tempo, ma siccome questo è non solo la risposta a questa domanda, ma è nel programma del Movimento 5 Stelle inteso come modalità di esecuzione del programma, io mi permetto di dirlo. Perché parlava della riduzione del compenso del sindaco al 40%, cioè ridurlo del 40%, comporre lo staff di collaboratori del sindaco con persone già in servizio al comune, nominare una sola figura di esperto con l'obbligo di relazione semestrale, utilizzo dell'auto blu solo ed esclusivamente per fini istituzionali. Vabbè, dovrebbe essere così per logica. Vabbè, lasciamo perdere. Impegno il ricevimento del pubblico almeno un giorno alla settimana. Presenza in consiglio comunale, eliminare le spese superflue, veicolare quanto più risorse possibile verso l'aspetto occupazionale, e poi c'era una raccomandazione, stringere un patto di amicizia tra sindaco e cittadinanza con l'obiettivo di portare serenità tra e nella collettività mazzarese. Io mi sono permesso di dire che potevano aggiungere per me casellario giudiziario, cariche per niente e politometro. E politometro per gli ultimi 20 anni, perché ha fatto politica, per me che comincia adesso, dopo c'è poi. E ho detto che per me questo contratto, al del fatto che io lo firmasse pubblicamente o meno, già è valido. È valido semplicemente perché questo è nel Movimento 5 Stelle. Siccome questo è il Movimento 5 Stelle, io non ho nessuna difficoltà, tant'è che l'ho detto, se mi invita io lo firmo di presenza, se non è bastante chiamo il notaio. Ho capito. Lei pensa che dopo aver detto queste cose è possibile accettare quel tipo di redazionale?
No, lo comprendo, ma il problema nasce dal fatto che molto spesso si è superficiali e questa superficialità che non dovrebbe esserci nel mondo del giornalismo poi finisce per ledere l'immagine delle persone e siccome tra l'altro siamo in campagna elettorale dovremmo essere tutti, io per prima, consapevoli del fatto che dobbiamo stare più attenti per evitare che magari in qualche modo si influenzi l'opinione pubblica. E quantomeno direzionandola verso un soggetto o spostandola verso un altro soggetto. Io questo lo comprendo, sono d'accordo con lei. Poi per quanto c'è nelle idee, i valori, ognuno di noi è portatore delle proprie idee, dei propri valori, e che anche il giornalista faccia trasparire le proprie idee, i propri valori, e rientra nelle cose, perché asettici non si può essere. Io mi permetto di dirle soltanto questo, che mi sembra del tutto ovvio le sue osservazioni, però io mi rivolgo ad una professionista che, mi corregga se sbaglio, ha anche avuto occasione di collaborare con giornali e testate di ordine nazionale. Ma secondo lei è mai possibile fare un errore di questa portata? Cioè la persona che ha fatto questo ha collaborato con... No, non dico lei, che ha lavorato... io ho lavorato con il Tempo, il quotidiano Il Tempo, sì. Che ha collaborato nel Tempo con il testato... Alla sua era una domanda, quindi. Lei ha cambiato il ruolo, cioè lei fa la domanda a me e io devo fare risposta a lei. Le dicevo, lei pensa che sia possibile? Io penso che non sia giusto, però può capitare perché siamo esseri umani. È chiaro che nel momento in cui capita uno deve dare tutta la possibilità all'interlocutore di potersi difendere da queste accuse e di poter chiarire con cosenza, mettendo il giornalista per primo, chiedendo scusa, cioè mettendosi così dice, mettendo il viso, mettendosi di fronte alla telecamera dicendo chiedo scusa perché io ho commesso questa leggerezza, in quanto l'articolo che ho composto l'ho ripreso da un altro collega. Ma non è vero, non l'ha fatto, questo è grave. Non è vero, se non l'ha fatto, articolo che parla di tutto, discutibile anche l'altro, ma parla di tutto ma tranne che di questo. E allora è peggio, allora, perché se c'è dolo, le sa che se c'è dolo è gravissimo. Comunque l'avvocato mi ha parlato di 90 giorni di tempo per eventuali esposti. Sì, lo so, questo lo so, però voglio dire una cosa, e lei la prenda così, che sbagliare è umano e che naturalmente siamo tutti più attenti, perché effettivamente poi in questo momento particolare della campagna elettorale dove tutti si riscaldano un po' di più rispetto agli altri momenti, proprio perché magari una cosa fuori posto, una nota fuori posto, mi piace la musica, una nota fuori posto potrebbe incidere negativamente, quindi dobbiamo stare più attenti. Ma le ripeto a dire, l'elemento importante in queste discussioni è che sono venute involontariamente, perdonerà anche il mio dubbio, involontariamente, in tutti gli altri riferimenti agli altri colleghi concorrenti, ci sono tutte le loro storie politiche. Da me non poteva parlare di storia politica perché non ne ho. In questa maniera mi ha trascinato dentro l'agone. Vabbè, me la poteva trascinare in un altro modo, dicendo che quello che ha fatto nella vita. Ma poteva dire quello che ha fatto nella vita, in che modo per esempio si è speso come insegnante. Lei sa che un insegnante può essere messo anche sotto scopa, perché ci sono insegnanti che insegnano con amore, con devozione e con capacità, ce ne sono altri che non lo fanno. Per esempio, lei mi ha chiamato in causa, le racconto un episodio. Mi avrebbe fatto piacere che avesse parlato con i miei alunni. Mia figlia ha avuto un insegnante che le abbassò il voto in italiano, dove lei era eccellente, infatti è una giornalista professionista, ha scritto 5 libri, eccetera, soltanto perché disse che si trattava di intelligenza emotiva. Lui gliela assegnò più volte dicendo che l'intelligenza emotiva non esisteva. Naturalmente io me la presi moltissimo per il fatto che questo professore, che tra l'altro viene conosciuto come una persona di cultura, potesse aver fatto una cosa del genere, e quindi anche in televisione gli portai il bel libricino di Daniel Goldman per ricordargli che l'intelligenza emotiva esiste. Come mia figlia ha avuto dopo tanti anni la soddisfazione di avere in prima pagina un articolo del Corriere, sul Corriere della Sera, no, su un giornale qualunque, dove parlava dell'intelligenza emotiva. Ecco, queste sono dimostrazioni che a volte l'insegnante può essere trascinato dentro, perché io non lo dimenticherò più questo insegnante, mia figlia non lo dimentica nemmeno, e quindi voglio dire, un insegnante che doveva essere un eccellente insegnante perché è un uomo di cultura,
e non è riuscito a dimostrare di esserlo. Lei parla nello specifico di italiano e io non entro, perché lei insegna ben altra maniera. Dove ci stanno i numeri è più difficile sbagliare. Io credo che un insegnante deve essere valutato non per l'incidente che può capitare a tutti, ma dopo che gli abbassa i voti per tutto l'anno scolastico, se la prende con la ragazza, insomma, non è soltanto ricerca. Ritorniamo al discorso che ha fatto prima lei. Io credo che un insegnante vada valutato veramente per l'azione didattica e educativa, certo, che svolge. Infatti io per questo dico, l'insegnante è un perno della scuola. Da questo punto di vista io sarei stato veramente contento che avesse parlato con i miei alunni, veramente. Va bene, allora lo faremo, qualche volta porti qualche alunno, però non lo scelga tra i migliori. Andatelo a trovare voi, perché se lo porto io ti parto. Va bene, allora noi lo faremo, per me è una cosa interessante questa. Senta, allora torniamo un attimino a quello che è invece il programma, perché giustamente lei ha voluto precisare questa cosa e noi gli abbiamo dato tutto lo spazio, perché capisco che quando insomma si viene toccati nei propri valori, nella moralità, ci si lamenta e con ragione e con veduta. Io vivo in una famiglia di professionisti, sono professionista, io il professionista e mia moglie, già ho un figlio professionista, l'altro sta studiando per fare il professionista. In tutta la nostra storia familiare, e mi permetta di farle una considerazione veramente personale, ma è forte, ma vuole essere semplicemente, se vuole, lo sfogo di un momento. Io personalmente in 30 anni di professione non ho subito un accertamento del mio reddito. La mia partita IVA non ha subito un accertamento del reddito. Mia moglie, che fa un tipo di lavoro, perché è pediatra e fa un tipo di lavoro particolare, fa le ecografie, in tutta la parte che riguarda da Mazara a Sciacca è l'unica che fa questo lavoro, tra i pochissimi in tutta la provincia, fa un lavoro privato ambulatoriale, quindi la gente va a pagare il ticket o alla prestazione professionale all'ufficio ticket e basta, quindi non ne vale manco un centesimo. Questa è la storia familiare di cui io sono portatore. Va bene, allora sulla sua moralità non abbiamo niente da eccepire. Vediamo invece come potrà fare il sindaco di questa città. Allora, tra le prime cose che lei ritiene necessarie per dare una svolta ad una città che langue da tutti i punti di vista e che molti tra voi che siete venuti, tra candidati a sindaco, che ricordo siete 8, e tra i tantissimi consiglieri comunali, quello che più di tutto emerge che non è stato fatto un salto di qualità, nonostante ci fosse come primo cittadino un cittadino di spessore culturale, etico, eccetera. Allora, questo salto di qualità in che cosa lo avreste voluto? Guardi, io è nel mio stile, nello stile del Movimento 5 Stelle verificabile. Noi diamo il Movimento 5 Stelle solo notizie vere. Io personalmente non parlo degli altri. Quindi no, cosa avreste voluto si facesse per la città? Non è che parla del soggetto, parla della città. Dico, non mi soffermo sull'azione politica degli altri. Io posso soltanto dire questo. Uno, quello che le ho letto è la nostra ipotesi di modo di agire, che mi è molto consona, perché le ripeto a dire, lo dice il Movimento 5 Stelle, l'ho fatto io nella vita. Ed è un primo punto, perché veda, questo viene agganciato ai concetti che oggi ci sono di spending review, che vuol dire una spesa rivisitata in termini qualitativi e quantitativi. Lei sa che noi facciamo un cavallo di battaglia, non solo perché l'ho letto, ma perché l'abbiamo detto prima, sui costi della politica e anche sui costi delle collaborazioni. Ed è il nostro un comune che ha un bilancio numericamente grosso, ma ha di questo numero ne ha una parte molto piccola per gli investimenti. Quindi questi due elementi che io le dico, del risparmio, del costo della politica e delle collaborazioni,
ci permette di inserirci in questa dinamica di investimenti. Una maniera importante, perché se noi abbiamo pochi milioni di euro per fare investimenti e noi risparmiamo 600-700 mila euro in questa maniera, lei capisce che è una percentuale importante di investimenti. Accanto a questo, che è quindi l'azione di immediata moralizzazione della politica che va fatta proprio perché collegata anche alla stessa posizione delle imposte comunali. Perché vede, se io chiedo dei soldi al cittadino, devo essere come un padre di famiglia, il primo a fare sacrifici. Quindi io devo poter dire, guarda, me li devi dare perché io già mi sono sacrificato da buon padre di famiglia. E le dico questo perché, vede, potrei dirle che slogan, no? Abbassiamo le tasse. Non glielo dico. Non glielo dico. E non glielo dico perché io non ho l'esigenza. Lei parla dei tributi, certo, comunali. Certo. E non glielo dico. Proprio perché la mia etica, la mia professionalità mi spinge a doverle purtroppo confermare che il comune ha problemi incredibili. Non il comune di Mazzara, tutti i comuni. E quindi l'ente comune, l'ente territoriale nello specifico. Qualunque servizio noi andremo a erogare, avremo l'esigenza di coprirlo al 100%. E quindi vogliamo un servizio, lo dobbiamo pagare. Io posso dire non lo faccio pagare. È la legge che me lo dice. Allora la verità è un'altra. La verità è che noi dobbiamo intervenire proprio con la correttezza di comportamento, con la qualità della spesa. Ma lei, per esempio, sul fatto della prima casa, lei aggiungerebbe quello che le viene chiesto comunque sulle case che può aggiungere, oppure lascerebbe l'aliquota così come la stabilita a livello nazionale? Guida, Mazzara è stata una delle pochissime città della provincia a dover pagare a gennaio un'integrazione di, sì, imposta sulla prima casa. Lo so, per questo gli ho fatto la domanda. Ed è come dire, una situazione che potrebbe venire facilmente strumentalizzata, ma che io voglio evitare, non perché non le voglio dire se la tolgo o non la tolgo, che come vede la tolgo non ha nessun valore. Io le voglio invece fare un discorso di armonizzazione di tutta l'attività impositiva. Armonizzazione vuol dire il servizio e il corrispettivo, vuol dire facciamo questo e costa tanto, lo sì, dividiamo per la, ho per capito, la città, però la casa lei capisce che è faticoso, le parlo anche della crearlo casa. Mantenerlo, se gli mettiamo anche questo balzello che viene considerato una rapina da parte dei cittadini. Veda, il problema della prima casa a Mazzara non è la prima casa, è la prima casa data ai figli, quindi come vede non è la prima casa, ma è sempre la prima casa di qualcuno, perché io ho la mia prima adesso, e quello c'ha la sua prima e siccome per adesso viene considerata una seconda casa. Ma è sbagliatissimo, perché se vede, il soggetto, quindi come vede lei non stiamo parlando della prima casa, stiamo parlando delle seconde case, forse ma delle parlando terze, della forse prima delle terze casa case. Che viene considerata seconda casa perché è intestata a un soggetto, ma che di fatto lo soffruisce un altro soggetto della stessa famiglia. E queste cose, una legge intelligente che rispetta le famiglie non sulla carta ma nei fatti deve considerarlo, e lo deve considerare come? Con un'armonizzazione di tutta l'attività impositiva, non ultima con una lotta rigidissima, correttissima all'eventuale evasione, a tutti quelli che evadono perché hanno la casa abusiva, per esempio. Dobbiamo capire che chi
non paga, mette il comune in condizione di dover dire che quella che è una... Ma la responsabilità è doppiamente della politica, perché prima la politica ha concesso che si potessero realizzare le case abusive, poi concede pure che possano continuare a essere abusivi, perché non mette chi di dovere a controllare quanti abusivi ci sono che detengono abitazioni. E io sto pagando una tassa superiore a quello che mi compete, io perché anch'io ho la casa, certo, sto pagando una tassa superiore a quello che mi compete perché un altro non la paga. Allora anche i cittadini, denunciate anche voi. Ma questo è il problema, non Mazzara, Italia, sì, lo so, dell'evasione fiscale. Lo so benissimo. E questo... Però siccome noi parliamo di Mazzara, devo fermare qua. Siccome lei sa benissimo che addirittura nella nuova finanziaria ci sono proprio, viene riportata in capo ai comuni l'attività di accertamento, la collaborazione nell'accertamento, questo deve essere un cardine dell'attività impositiva del comune di questa città, proprio perché solo così si può intervenire sulla tassazione, non sulla tassazione in sé per sé. Quella, glielo ritorno a ripetere, è la legge che ce lo dice. Se noi vogliamo fare delle correzioni a questa legge, la possiamo fare solo avendo margini di azione, che sono la lotta all'evasione. In che modo le farà la lotta all'evasione? La lotta all'evasione dovrà essere fatta nell'ambito di tutto un nuovo atteggiamento dell'amministrazione del comune, della città, della municipalità. E quindi l'informatizzazione di tutto il servizio amministrativo, burocratico amministrativo della città è essenziale. Deve essere essenziale. Io pigiando un bottone devo sapere come stanno le cose, in tutto e per tutto. Questo è il solo strumento di accertamento possibile. E siccome viviamo in una società, la società di oggi, che è una società telematica, fortemente telematica, noi abbiamo riassettato le sei istituzioni di assessorato, rilasciandone uno specificatamente all'informatizzazione del comune. Senta, bene, per quanto concerne i problemi diciamo altri, che poi sono quelli essenziali, no? Perché ci sono tanti cittadini che in questa città hanno perso il lavoro e altri che insomma stanno rischiando di perderlo perché le attività commerciali sono pienamente in crisi. Oggi, dal momento che non gira più la moneta, è normale che anche chi ha un negozio, quindi una bottega, una cosa banale così, che prima magari viveva bene, oggi ha delle grandi difficoltà per loro, ma anche poi per quelli che dovrebbero essere le persone che mettono a lavorare, ed è per questo che magari ne mettono di meno, magari ne mettono in nero, eccetera. L'aspetto lavoro, che non è sicuramente diramazione dell'ente territoriale comune, può essere... Direttamente no, ma indirettamente sì. Direttamente no, indirettamente certamente, può essere sviluppando le piccole chance, che piccole grandi chance che questo territorio ha. Quindi sono quelle di sollecitare le tipicità di questo comune, di questa nostra realtà, che sono la pesca, l'agricoltura ed il turismo. Queste sono fondamentali, considerato che viviamo in pesca e agricoltura una difficoltà ma i servizi enorme, in tutto il una terziario? Difficoltà enorme, mi permetta, una difficoltà enorme, mentre il turismo, purtroppo, sono note di questi giorni, la difficile situazione in cui riversa, nello specifico di questa città rispetto a tutte le altre città della provincia. E allora, questo ci deve fare interrogare, ci deve fare delle domande importanti. Vede, i servizi, se noi non sviluppiamo queste tre situazioni di partenza, pesca, agricoltura e turismo, i servizi possono dare poco contributo, è l'attività primaria che crea l'economia. I servizi faranno da amplificatore. Se noi sviluppiamo queste tre premesse, noi avremo la possibilità poi di amplificare questa nostra azione tramite i servizi e quindi dare abbastanza risposta al problema economico e economico lavorativo.
Senta, le strade mi dicono insomma che qui c'è uno slalom perché tra una buca e una voragine. Le strade sono un problema importantissimo, perché ormai le strade che si utilizzano e che piano piano si consumano, fatto fisiologico, purtroppo a Mazara hanno avuto difficoltà a essere sistemate, c'è stato qualche rattoppo vero e proprio, ma non sistemazione. Il problema ritorna un po' come il gatto che si morde la coda. Ci sono difficoltà economiche, ci sono difficoltà finanziarie, per cui bisogna fare delle scelte. La città di Mazara è una città che territorialmente si è molto allargata, oggi ha dimensioni, volume di riferimento ampie, e dover riportare in tutte queste realtà tutti i servizi diventa oneroso. E allora, veda, dobbiamo, proprio come fatto progettuale, dobbiamo ritornare ad vivere e ad abitare, quindi, la zona centrale della città. Questo ci permette di poter concentrare gli sforzi e quindi anche le opere che vanno fatte. Più noi ci allarghiamo, più questo territorio va poi tutto sistemato e più ci vogliono risorse. E come vede è una Senta, situazione... Senta, parchi, giardini, centri ricreativi? L'aspetto verde pubblico, per dire il colore che sintetizza, in questa città è diventato fondamentale. E glielo dico facendole solo un esempio: il lungomare nuovo, la parte nuova che va dalla chiesa verso il centro, è tutta una struttura in cemento, neanche un piccolo gioco di verde. Se lei, ma le sarà sicuramente capitato di fare una passeggiata, è tutto cemento. Allora veda, è mai possibile pensare a questa città solo in fusione del cemento e mai un pochettino costa di meno del verde? Per questo l'hanno fatto. Io se costa di meno, o se ancora più che costare di meno, ha meno bisogno di manutenzione. Io potrebbero essere d'accordo, però lo ritorno a ripetere. Noi abbiamo un bel po' di... No, ma la mia non era una cosa. Sì, lo so. Era una cosa. Lo so che lei. come dire, non era. È chiaro che nessuno può essere d'accordo al fatto che una città venga cementificata e non venga lasciato un po' di verde. Allora io le dico questo: laddove ci sono spazi, ma anche quelle poche piazze, soprattutto a Trasmazzaro, che è povera di piazze, quelle saranno rivisitate, ma le ritorno a ripetere anche il lungomare, saranno rivisitate abbellendole di verde, non di opere, ma di verde. Senta, ma i giochi per i bambini? Cioè, è possibile che un bambino finito l'asilo non possa e non debba avere un altro spazio dove aggregarsi, dove giocare, per poi passare agli adolescenti, che è un'altra fascia la più a rischio, e quindi non possiamo dire che è a rischio, però poi non forniamo gli elementi perché il rischio diminuisca, anzi gli diamo tutto perché il rischio aumenti. I parchi giochi per i bambini e poi gli spazi per gli adolescenti fanno parte di quello che in questo momento è questa città. Se noi facessimo una fotografia di questa città, troveremmo che le esigenze oggettive dei bambini, e quindi dei genitori dei bambini, di portare fuori questi bambini, e degli adolescenti di trovare spazi adeguati per la loro età, in questo momento sono inesistenti. E allora
il problema di parchi giochi o di spazi per gli adolescenti non è sì o no, non è lo faccio qui o lo faccio là, ma è una politica completamente diversa dell'interpretazione della città. La città in questo momento non prevede niente, ma direi io, non per bambini, adolescenti, ragazzi, giovanotti, vecchi, ecco, o anziani, ma direi io praticamente per nessuno. Così com'è te la prende. Mi pare che sia un... Senta, perché dovrebbero votare lei? Io devo concludere. Qual è la ragione perché i cittadini debbano scegliere il Movimento 5 Stelle e in particolar modo Leo Falco? Io direi che le due cose sono insieme e hanno momenti di separazione. Allora, prima di tutto, perché dovrebbero votare il Movimento 5 Stelle? Dovrebbero votare il Movimento 5 Stelle perché noi siamo per cambiare radicalmente questa città. Nell'interpretazione generale, mi sintetizzo. E allora abbiamo l'interpretazione della qualità della vita, che vuol dire rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, compostaggio, riutilizzo delle risorse, e fotovoltaico in tutti gli edifici pubblici. Tra l'altro questo è possibile con i finanziamenti che nello specifico esistono solo per alcune categorie, dall'Unione Europea arrivano solo e specificatamente per alcuni settori, che sono il fotovoltaico e l'eventuale trasporto urbano ad energia elettrica. Noi attingeremo ad entrambe le situazioni perché vorremmo anche proporre il trasporto pubblico, che a Mazara è praticamente quasi inesistente, elettrico, che permetterà di piano piano dare un'impostazione completamente diversa alla città, quindi la qualità della vita. E le ripeto a dire, nello specifico del Movimento 5 Stelle, che me lo chiede proprio quando io ho accettato la candidatura, ma di cui io sono perfettamente convinto, è quello della modalità che poco fa le avevo già citato, di interpretazione di servizio per la città nella politica e per la politica. Va bene, allora io vi ricordo che Leo Falco è candidato per il Movimento 5 Stelle al sindaco della città di Mazara del Vallo, e quindi se lo volete votare, oltre a votare per il Movimento 5 Stelle, dovete barrare la faccia, insomma, del candidato, il nome. Con il nome, ecco, il nome del candidato, in modo tale che insomma, mettendo questa X su questo candidato, naturalmente voterete per lui. State attenti, perché se votate soltanto il movimento, il voto non va per trascinamento anche al sindaco. Noi la ringraziamo, speriamo di averla grazie nuovamente a voi con noi, e voi avermi permesso di chiarire alcuni aspetti della situazione politica attuale, degli incidenti di percorso. Vabbè, cose che succedono e che spero che non si ripetano, speriamo di non sbagliare neanche noi. Grazie a tutti e buonasera. Grazie. Buonasera. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere vanno giù, ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu?